Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. È Degofare05 che parla e oggi siamo sul quinto episodio della serie Long Videos. Questo episodio sarebbe dovuto esserci, appunto, era quello che sarebbe dovuto esserci quest'anno. Quindi, il gioco in questione non è una parodia di FNAF, non è appunto un Final Fantasy originale, ma è sempre un gioco indie horror che ho portato verso l'inizio del canale. Quando ero un bambino di merda, in poche parole. Quando, vabbè, senza usare termini volgari, quando c'era molto, molto più giovane di adesso, all'inizio del canale, parliamo di 4 anni fa. Uno dei miei primi giochi del canale si tratta di Ice, gioco horror. Raga, chi non conosce Ice, raga, uno dei giochi horror più famosi, soprattutto sia per appunto mobile. Quello che andiamo a fare oggi è che appunto questo Long Videos è la cosa, la cosa che raga, non so parlare. Adesso sono morto. È la modalità hard. Scusate per questo però un po' mi capita, raga, un piccolo vizio, perdonatemi. È una modalità hard in cui dovremmo collezionare 30 sacchette di soldi e poi uscire da un posto in cui dobbiamo fuggire da una specie di test di una donna, tipo. Da quel che ho capito, dobbiamo trovare appunto le 30 cose in questo posto e poi scappare. Poi non è che abbia molto senso sta roba, potevi andare in banca a fare una rapina, era meglio di entrare in sto posto abbandonato, però vabbè. Il gioco era esattamente come mi ricordavo, la versione è esattamente la stessa di quando, è la stessa di quelle che ho giocato 4 anni fa, ragazzi, è proprio quella. Ok. Questa è la modalità hard, quindi potremmo essere in difficoltà. Ah, questi sono tipo gli occhi. Se prendiamo sti cosi, noi possiamo vedere, anche se penso che lo sapete tantissimi, possiamo vedere in dov'è la tizia. In questo momento è al piano di sopra. Diciamo che i posti me li ricordo, anche se non metto mani su sto gioco da un sacco di tempo. Diciamo che me li ricordo. Quando le cose tremano, gli oggetti tremano, vuol dire che la tizia è vicina. Appunto, io sono tipo nelle vicinanze di là, quindi le cose tremano. Prendiamo gli occhi che sono sempre utili. Mi ricordo che quando ero più piccolo, cioè Ice, cioè qua, cioè ci giocavo molto, uno dei miei horror preferiti per mobile. Cioè, anche sul telefono ci giocavo, cioè, su computer, in questa versione anche sul telefono già. Un horror molto iconico questo. Faccio così perché passare sotto la scala porta sfiga, quindi faccio passo di lato. Ce l'avevamo vicina, ragazzi. E andiamo più di sopra noi. Siccome la tizia è andata più di sopra, andiamo a quello sotto. Ok, c'è scritto run, sa che ce l'abbiamo dietro. Sa di sì, ragazzi, corriamo, corriamo. Aiuto, no, c'ho anche la stampa, sono ancora, mi sa. No, 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 no. Mangiami un hamburger. Morto. Vabbè. Ho anche notato che la tizia che abbiamo visto molto, molto attraente era più veloce del normale. Anche se non provo sto gioco da chissà quanto tempo, cioè, si poteva chiaramente vedere che era più veloce del normale. Vabbè, grazie al cazzo. Siamo una modalità hard, grazie. Ma noi non ci arrendiamo, raga. Noi andiamo avanti e proviamo a far di tutto. Mai arrendersi, mai. Never give up. Prendiamo i soldi, occhi, ok. È piano di sopra in questo momento. Ma è anche di sopra, perché trema anche qua? Non lo so.
qua. Porca vacca. Ok, sono scampata. Anche più difficile scappare da stizia, perché vabbè, Monetard è più veloce. Grazie a sta banana. Questo è un dato che porta sfiga. No! Abbiamo da va. Si è mezzo buggato il gioco, ottimo! Ce l'avevo davanti per. Vabbè. Non avrei dovuto usare l'occhio per vedere dov'era. Una chiave, perché c'è una chiave? Basement key. Ah sì! Mi è venuto a mente! E praticamente, da che mi ricordo, nel piano di sotto, nel seminterrato, c'era una specie di cella in cui si trovavano appunto un buon numero di robe là, di cose, di sacche di denaro, una delle 30 robe che dovremmo trovare per poi uscire. E quanti occhi. Ma sta il piano di sopra. Penso anche che porterò. Magari mi fa parlare sta tizia, mi sa che non posso neanche parlare. Cazzo. Ma anch'io, tipo. Aspetta, ho capito, aspettate, se io vado qua. Tremo. No, che figo, tremo anch'io. Vabbè. In questo momento è il piano di sopra, non ricordo il piano. Secondo me sta scendendo, vero? Ecco, pareva. Facciamo una cosa, ma anche andare al piano di sotto. Andiamo anche noi al piano di sopra. Andiamo al piano di sopra. Porca miseria, ragazzi, ma c'è una gatta, tizia, cioè, il modello tard è proprio un fulmine, cioè, non si può proprio scappare, brutta stronza. Cioè, era più di sopra fino a prima, di sotto fino a prima. E ci si è spaccata proprio una volta, incredibile. Fino a mo', cioè, il massimo che abbiamo potuto fare per raccogliere, sono passato, ecco perché prima sono morto, sono passato sotto qua. Come ho fatto adesso, sono un coglione, però va bene. Stavo dicendo che il massimo che mi ha raccolto è 4 sacchette di denaro su 30. Se riusciamo a superare il numero 4, guarda, mi sento già una vittoria. Ah, la chiave è qua. Anche, sicuramente manco ci arriveremo, che quella tizia un fulmine ci ammazza. È proprio difficile scampare, raga. Al piano di qua. Restiamo così qua dentro. Magari non la scampiamo. No, manco. Che culo, c'è un occhio qua. Ok, ma al piano di sotto. Possiamo girare tranquilli verso di qua. Passiamo di lato. Che porta sfiga. Questo sembra Hitler. Porca miseria, aiuto. Non da quel caso io non dovrebbe entrare. Non dovrebbe entrare nella stanza dove siamo adesso, perché in teoria. Oh, che culo. Non, la tizia qui non entra nelle stanze che. Cioè. Vabbè, mi spiego meglio. Se ad esempio ci insegue, entriamo in una stanza, non ci deve più seguire. Un po' come a Oni. Mi sa che occhio di sopra, secondo me. Che fa tremare le cose da sopra addirittura. Andiamo sotto che abbiamo anche la chiave della cella. Qui ho parlato, se no se ci arriviamo, anche se ne dubito perché. Cioè, è impossibile. Ah, non topo. Però dov'è che stava. Ok, 5. Mi la considero una vittoria. 6. Non ce la fermo mai, raga. Stiamo facendo un record, ragazzi. Ok, piano di sopra. Ottimo. Anche se ci trasporteremo immediatamente al piano di. Di sotto tipo un secondo, perché nella hard è velocissima. L'avrò detto 50 volte. Eccola. Ecco.
Che fregatura, solo due ce n'erano. Che enorme fregatura. Cioè, ci metto lei indietro, oppure se ne trovano altre. Ok, però non la stiamo incontrando. E vabbè, non sto zitto io, che palle, però sono un coglione. Parlo, parlo. No, 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 questo manco non corre. Per un momento ho pensato che non la scampavo, ma non, mi ho sbagliato. Vabbè, bella, è difficile. Siamo arrivati a 7-8 di... Comunque se ne trovano molte. Andiamo direttamente, facciamo una cosa, andiamo direttamente sotto. Che se ne trovano molte di sacchette di denaro che vengono a raccogliere. Dov'è? Sì, però si trova anche sta stronza al problema. No, ma è troppo veloce. No. Vabbè, no. L'ho presa in culo come prima, praticamente. Cioè, ottimo. Ottimo davvero. Salta di sopra. Tentare non nuoce. Mo se la trovo qua, che sfiga. Ma no, però. Cioè, ma dove vado io? C'è sempre lei, cioè è impossibile. Che cavolo! Hulk, che forse durante la fuga mi sono riuscito a scappare delle sacche, però. Ciao Babbo Natale! Però, è incredibile. Bella sta gallina! No, 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 no. Posto. Ah, ok. Posto è. Ah, non ricordo. Che utilità c'ha a spegnere e accendere sta candela? Nessuna, credo. Non lo so, raga. Ora è piano dove siamo. No, scendi, stronzo. Ok. Credo sia scesa. L'ho visto per un secondo dall'occhio là, per vedere dove era. Cosa? Già di nuovo qua. Vabbè, restiamo. Spider-Man. Vabbè. Era vicina, raga. Era davvero vicina. Sta stronza, raga. Vediamo se riusciamo a mettere piede tranquillamente. Vabbè, però non è possibile, non si può fare. Suka. Ok. Tornate indietro. Ok, sta scendendo. No, in teoria è nei piani di sotto, ma se non si riteletrasporta qua dove siamo noi, non so davvero che fare. Beh, ma cade pure sto muro. Ma l'ho raccolto dal coso, vabbè. No. Resta calma. Posso mangiarci un libro in testa, volendo? Sa di no. Forse è meglio non correre quando non c'è lei. Ah, ci sono stati prima qua, aspetta, però qua non ci sono stato, aspettavo. Ah, ma ricordo pure, mi ricordo tutto, ragazzi. Gioco fa un po' parte dell'infanzia, un po'. Porca la puttana. Vabbè, ragazzi, basta, sono rotto le palle, basta. Raga, avete visto, raga, è impossibile. Avete visto, ragazzi, è impossibile. Non ci riproverò in futuro. Perché me la so perché sono Guidos. E vabbè ragazzi, anche col quinto episodio di Long Videos possiamo concludere qui. Diciamo che è durato un minuto in meno rispetto a quello scorso, nello scorso video, ma se ne frega un minuto in meno, se ne frega. Però
Forse raggiungo i 16 minuti adesso perché vi devo dire delle piccole cose che non hai ancora. Ma smetto con il cretino, va. Allora, ragazzi, per il long video su quest'estate, quest'anno è andata. Avevo detto nel video quando ero tornato che quest'estate ci sarebbero stati episodi 4-5 long videos, e così è stato. Diciamo che dai prossimi giorni in poi, sarebbe se non ho. Perché siccome siamo ancora in estate, beh, è quasi finito, però ho tempo di fare qualche video, diciamo che nei prossimi giorni inizierò a fare video normalmente, video normali, 5, 8 minuti, 10 minuti, 5 minuti, video normali di giochi o anche delle top 10 magari, le solite cose che portavo nel mio canale. E niente ragazzi, prima di concludere, il prossimo long video sarà l'anno prossimo, il sesto, la prossima estate. Lo devo fare, 05 è tutto e ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!